che belli gli applausi, che belli. Sapete cos'altro è bello? Il capitalismo. Bravo! Cazzo. Anche perché, non so se ci avete fatto caso, ma esiste per ogni disturbo mentale un algoritmo di Amazon pronto ad aiutarti. Tipo, aiuto Amazon, voglio scoparmi gli animali. Ecco, tieni delle caramelle di lupo Alberto, poi facci quello che vuoi. L'altra sera ero parecchio depresso e ho toccato veramente il fondo, infatti ho deciso di prendere in mano la mia vita per la prima volta e uscirne fuori. E magari uno può dire, ah, e quindi cosa hai fatto? Hai preso una scatola di snack giapponesi, eh? Sono mica coglione, ne ho prese 4. E, tra l'altro le ho provate e devo dirvelo, ho finalmente capito perché in Giappone il tasso di suicidi è così alto. Facevano veramente cagare. Secondo me l'acquirente maggiore, se mi chiedete, era Gianni Morandi. Anche perché il problema è che è impossibile capire prima quello che c'è dentro, perché la confezione è solo scritta in giapponese. E quindi, ecco, secondo me questo è il modo del Giappone, se sei un celiaco che vuole mangiare uno snack e sopravvivere, per dirti no. E anche perché, cazzo, se vai all'Esselunga, tipo, e prendi, che ne so, ad esempio le Dixie, cioè, dalla confezione lo capisci subito che dentro, no, ci sono delle patatine che sanno di antrace. In Giappone no, per te deve essere impossibile capire prima che cazzo stai per metterti in bocca. Praticamente la loro idea di marketing è il glory hole. Un applauso per chi ha capito di cosa sto parlando. Non so se ce ne sono più, vi ricordate in passato i tempi dell'Olimpia, che c'erano i sexy shop e c'erano le cabine, no? C'era un buco, te entravi, mettevi dentro il sashimi sperando che dall'altra parte ci fosse Sasha Grey, quando è molto più probabile che ci fosse un temperino, ecco, per dare un'idea, no? E niente, ero lì alla fine con questi cazzo di 4 scatole di snack che continuavo a mangiare. Tra l'altro, vedendo la provenienza, chissà che cazzo mi sarebbe successo. Potevo, non so, iniziare a sparare raggi laser dal cazzo o diventare un tumore e morire. Se mi chiedete, in entrambi i casi avevamo vinto tutti. E niente, a un certo punto ho detto, sapete cosa? Adesso il prossimo snack cerco di capire in anticipo il gusto. Quindi pesco a caso dalla scatola e tiro fuori sto cubotto gommoso, ipotizzo sia una caramella, purtroppo cerco conferma guardando la confezione, ma c'è solo un boscaiolo che sta sculacciando un castoro con 2 coglioni enormi e il sole mi sorride. Ok, scarto, mi trovo davanti una dietorella rossa e quindi cerco conferma. È una caramella all'anguria. Metto in bocca, mastico, assaporo, mando giù. Indovinate di cosa sapeva? Vediamo. Esatto, gonorrea! Porca puttana, qualcuno ha la gonorrea qui? Allora fatevi un applauso. Perché mi manda i matti sta cosa? Perché in realtà io il Giappone lo adoro, perché è un paese avanzatissimo. Lo sapete a cosa scappino se è un paese veramente avanzato? Dai suoi porno. Ma che mica lo capisci, cioè, perché pensate che si capisca dal PIL, no, lo capisci il vero benessere contando il numero di tentacoli che sta brutalizzando una ninja con la quinta. Proprio da lì lo capisci. E anche perché, non so se lo sapete, ma in Giappone, nel mercato del porno, danno molta importanza alla trama. Ma che cazzo dici? Alla trama! Cioè, avete presente quell'amico nella vostra compagnia che è un coglione? Di solito le mie fattezze. E gli dite, ah, sei inutile come la trama in un film porno. Occhio che magari
in Giappone con la persona del primo ministro. La trama, cazzo. Che poi, a livello di marketing, se ci pensate è una bomba. Perché tu vieni per le seghe, ma resti per l'intreccio. Guardate che è una gran cosa se a metà porno ti sei dimenticato del perché c'è il cazzo di fuori, ragazzi, eh? E niente. Tra l'altro, in realtà, come ci insegna poi Marx, i giapponesi c'ha ragione, nel senso, lo sviluppo della società socio-economica, lo sviluppo della società socio-economica è tutta legata alla complessità del film porno. Non controllare su, fidati di me. E infatti va, facciamo così, vi do due esempi di paesi divisi per sviluppo della trama del porno e sviluppo economico, e voi traete le vostre conclusioni. Andiamo a un paese sottosviluppato, che è l'Italia. Persona A fa incidente con persona B. Persona B scende dalla macchina incazzata. Ma mi sei venuto nel culo! Schermo a nero, sono già passati dalle parole ai fatti. Cioè, quindi c'è questo vuoto pneumatico che io, persona venuta per masturbarmi, devo riempire con teorie per spiegare perché adesso persona A sta dipingendo la faccia di persona B come se fosse un pollo. Non volevo farmi le seghe, non volevo giocare a Dark Souls. Allacciatevi le cinture che andiamo in Giappone. Persona A e persona B sono una coppia. Un weekend decidono di andare dai genitori di persona A e persona B, che sono persona C e persona D. Tutto va benissimo finché persona B non si sente fortemente attratta da persona C. E quindi tira un po' una relazione alle spalle della coppia, senza sapere che però è da anni che persona A e persona D in realtà stanno portando avanti una relazione incestuosa alle spalle dei partner. I nodi vengono al pettine quando si scopre che persona A e persona B sono fratelli. E quindi c'è questa bellissima orgia per rimettere assieme i pezzi di questa famiglia disgregata, una immagine bellissima. Ecco qua, ragazzi, finché sono romano. Nei porno alla fine spero che si sposino. Finché, colpo di scena, da nulla, persona A si tira fuori dal culo una katana, stacca la testa a persona D e se la scopa. Flashback. Persona A e persona B non sono chi dicono di essere. In realtà loro sono persona E e persona F, due cacciatori di demoni che hanno ucciso persona E, scopato persona A e persona B per rubargli l'identità e così finalmente incontrare persona C e persona D, ovvero i demoni responsabili della morte dei genitori di persona A e persona B. E indovinate come finisce sto capolavoro? Gonorrea! Grazie a tutti, siete un pubblico fantastico! Grande, Gietto, ragazzi, un altro applauso, ragazzi!